Noi come Lega eravamo disponibili a fare una discussione ampia, franca, non ideologica, ma poi alla fine, diciamo, i gruppi si sono un po' tutti dissolti. Praticamente la risoluzione è stata approvata grazie a un voto a sorpresa da parte dei conservatori polacchi che hanno appoggiato una proposta dei Verdi, su cui noi della Lega, per esempio, ci siamo astenuti perché, oltre al tema, a mio giudizio, giusto, nel senso proprio di giustizia sociale e legittimo, cioè di chiedere che al WTO si faccia una deroga temporanea, sulle regole dei brevetti. Poi chi conosce questi accordi TRIPS sa anche che una certa flessibilità all'interno di quegli accordi è già comunque ammessa. Chi sta seguendo i lavori del WTO sa benissimo come India e Sudafrica hanno fatto delle proposte supportate anche da 116 stati, che non hanno avuto accesso ai vaccini. Ma ecco, si sta andando verso una convergenza rispetto agli interessi di certi paesi produttori, sulla scia anche, e rispetto alle esigenze dei paesi più poveri, sulla scia anche delle dichiarazioni di Biden, seguite da quelle di Draghi, per quanto riguarda il mio partito, dallo stesso Salvini. Il problema è che in questo testo c'è anche un riferimento al fatto che sui diritti di proprietà intellettuale si vuole fare una riforma più generale e che secondo me pone qualche problema. Quindi è passata una linea un po' estremista in un testo che comunque contiene dei riferimenti diversi, in cui il PPE si è spaccato, per la maggior parte non ha supportato questo testo. Noi ci siamo astenuti anche perché comunque ci sembrava troppo votare contro un testo di questo tipo, di questa importanza. Ma nello stesso tempo ci sembra un po' fuori tempo massimo rispetto a un dibattito che a livello di governi e di stati di tutto il mondo è già un po' più avanti. Sembra un po' come se il Parlamento europeo sia arrivato in ritardo su un qualcosa su cui la Commissione europea, peraltro, si è già impegnata a WTO con un documento, ovviamente, che non ci hanno voluto far vedere ufficialmente, ma che tutti abbiamo trovato, perché basta fare due telefonate e si trovano, ma questa è la trasparenza di Bruxelles. Ecco, quindi una Commissione europea che ha già preso degli impegni per conto dell'Unione. Non lo so, vedremo nelle prossime settimane che cosa accadrà. Ecco, io ho anche qualche dubbio sul fatto che per i cittadini, per le persone, per i paesi africani questa sia una grande priorità. Credo che ne abbiano di altre. Non credo che l'industria farmaceutica, se si deroga agli accordi TRIPS al WTO, vada in rovina. Chi dice che derogando agli accordi TRIPS si ottiene magicamente una capacità produttiva e di distribuzione dei vaccini ai paesi poveri, secondo me dice una falsità. Purtroppo il tema della capacità produttiva è legato al reperimento di materie prime che non sono di facile reperibilità e che alcuni paesi terzi non vogliono, non per, la cui esportazione non è permessa in alcuni paesi terzi. E poi c'è il tema delle licenze che anche quello va esplorato e su cui credo che la Commissione europea lavorerà.